Tocca a Marco, lo dico per i colleghi, siete in 12 prenotati, quindi per evitare appunto l'ordine, perché mi vedo ogni tanto che... Quindi speriamo di riuscire ad ascoltare tutti. Marco, prego. Sì, buongiorno, sono Marco Spagnoli, per primissima. Io avrei una domanda per entrambi. A Venezia, Darren Aronofsky, parlando del cinema d'autore, della situazione del cinema d'autore in America, dice: per noi è sempre più difficile fare un cinema pensato dai registi. L'unico che ha avuto a disposizione tutto il possibile è Christopher Nolan con Inception. Allora la domanda è: se a Hollywood vi lasciassero fare di più, vedremmo più capolavori come Inception e meno film noiosi? E poi per Mr. Nolan, il suo cinema è pervaso da un forte senso di inquietudine, seducente e affascinante. Ha mai razionalizzato da dove viene l'origine di questa ispirazione? Grazie. I think that what we did after The Dark Knight is we felt we very much had an opportunity, a rare opportunity in filmmaking really, which was to do a project that was very personal to me and something that I think contains a lot of ideas that are interesting to me, but to do it on a very, very large scale. And it's a very unusual opportunity in films. And so we felt a very real responsibility to try and push that as far as we could and really make the film that you know, we'd always dreamt of making. With the success of the film, obviously, we're just delighted that you know, that paid off, for those intentions were good. And my hope would be that might encourage the studios to think of giving more of those opportunities to filmmakers. I think it's certainly the case with more freedom given to filmmakers, I think you would see more great films, but you'd probably also see more bad films as well. but that would be exciting. And I think my hope is that, you know, whenever a filmmaker has the good fortune that we need to have a very successful film, that the opportunity, the filmmakers recognize the opportunity that gives them with the studios, that the studio like Warner Brothers will support them in something more daring or more original. We would certainly want to encourage that. It certainly has worked very well for us. As far as the restlessness of the films go, I don't really know. I mean, I try not to analyze too much what interests me about the films I want to create. The only thing I've ever really been able to identify is this really wanting to explore the point of view of the film, really wanting to explore the difference between the subjective way we see the world and the idea of an objective reality around that. That tension has always interested me. Beyond that, I think I just try to write things that excite me and things that I can relate to. Devo dire che quello che siamo riusciti a fare, quello che ci ha dato il successo di un film come Il Cavaliere Oscuro, è stata un'opportunità molto rara, quella vale a dire di poter realizzare un progetto che fosse estremamente molto personale. Ovviamente l'idea era quella di realizzarlo anche su grandissima scala, e da questo punto di vista l'opportunità è stata alquanto insolita, perché gli studios mi hanno dato libertà di realizzare quello che volevo, e in un certo senso senti anche forte molto la responsabilità e cerchi di spingerti il più in là possibile con la realizzazione di quello che senti essere un tuo desiderio. È ovvio che oltretutto il successo che questo film sta riscuotendo, ha riscosso in tutto il mondo, non fa altro che renderci felici e in un certo senso confermarci in quelle che sono quelle che erano state le nostre intenzioni. Quindi le nostre intenzioni erano buone e si sono rivelate tali. Quello che mi auguro è che questo possa incoraggiare gli studios a dare più opportunità, più libertà ai cineasti, ai registi. È vero, come dicevi, che probabilmente se ci fosse più libertà, più mano libera per i registi a Hollywood, forse vedremmo film, più bei film, un numero maggiore di bei film, forse vedremmo anche un numero maggiore di brutti film, non lo so, comunque sarebbe interessante. Mi auguro oltretutto che questo film possa appunto servire anche per altri, comunque quando un regista, quello che spero è che quando un regista riesce a fare qualcosa di successo, che poi sfrutti l'ondata di questo successo per realizzare qualcosa di più libero, di più personale.
e questo è quello che appunto è successo a noi. E per quello che riguarda poi in fondo le mie ispirazioni, quello che penso, io non cerco di analizzare molto quello che mi interessa, soltanto in questo caso quello che volevo fare, che mi interessava vedere, era esplorare un po' il punto di vista del film, cercare di analizzare la differenza fra la visione soggettiva del mondo e invece quella che è una realtà oggettiva che ci circonda, e cercare di capire e di analizzare la tensione fra questi due elementi. Per il resto tendo a scrivere cose che mi entusiasmano, cose che in un certo senso sono elementi con i quali io poi mi identifico. Marco aveva chiesto però credo anche l'opinione della signora Thomas su questo rapporto. Yeah, I mean, I think that there's no doubt that, I mean, that happily, because Inception has worked, and I think that if you look also at Avatar last year, the fact that original movies that have been very much driven by their filmmakers, you know, have worked, I'm hoping that means that the studios will be a little bit more inclined to make more films in those veins. And I think that, I think there's no doubt that we'll see more interesting cinema that way, and hopefully there will be more masterpieces, because I think as long as films are being driven by directors rather than the sort of committee-made films that I think sometimes are made in Hollywood when studios are trying to repeat what other people have done or just looking at old and tired source material, I think that has to be a better thing for film. Però non c'è dubbio che fortunatamente film come questo, come Inception, o film come Avatar, che hanno funzionato e funzionano, possono servire, possono essere utili, e mi auguro veramente che gli studios possano trarre ispirazione da questo e lasciare quindi più libertà, più spazio ai registi, lasciare loro più mano libera. Forse in questo caso vedremo più capolavori. Vedremo più capolavori al cinema, e la speranza è proprio quella che si possa consentire di fare film magari più originali, più personali, che siano film d'autore, piuttosto che avere questi film che spesso sono i film prodotti dal studio, che sono poi in realtà il frutto di un lavoro di comitato, laddove si tenta magari di copiare quello che hanno fatto altri e che hanno avuto successo, magari si riprende un materiale vecchio, trito e ritrito, cercando di...